Mister Terracina, modello italiano. Mister Terracina, modello italiano. Presenta Freddy Donati. Presenta Freddy Donati. Grazie. Buonasera, buonasera, benvenuti. Come va? No, così non... Come va? Facciamo ancora un grande applauso alle signorine e signorini che abbiamo appena visto. Io faccio a voi perché ancora una volta riempite per la seconda volta questa splendida piazza del municipio. Saluto gli amici della scalinata. Fate un applauso a loro che sono laggiù. Salve, un inchino. Bene, 18ª edizione, siamo diventati maggiorenni grazie a voi soprattutto, che insomma da un po' di anni ci seguite, ci fa molto piacere. Volevo ringraziare in modo particolare tutti gli sponsor che hanno sostenuto questa nuova edizione di Mister Racina, bellissima italiana, e Mister Terracina, modello italiano. Facciamo un applauso agli sponsor, per favore, insomma, grazie a loro siamo qua. Ma in modo particolare volevo salutare l'ever sponsor di questa sera, ossia Tacabanda, che è un negozio, una grande superficie di vendita legata al mondo dell'elettronica, degli affari, dei computer, tutte le tecnologie che trovate, che sta per avere una trasformazione importantissima. Intanto già da adesso vi diamo appuntamento a sabato prossimo, avete visto anche lo spot, al 28 di agosto a Fondi. Ci sarà un grande evento, un grande concerto con i Giga Express e poi Gigi Arrosso, questo per salutare l'ingresso di Tacabanda in Dix. E vorrei sentire il vostro applauso, grazie! La giuria schierata, ma che bello, abbiamo un microfono qua, doveva esserci un gelato, scusate. Io volevo salutare ufficialmente Paolo Grimaldi che torna a Mister Racina. È aperto? No, non è aperto. Allora, le presentazioni proviamo a farle dopo, no? Vediamo un attimo. Sì, pronto. Vedi, bellissimo. È lui che non aveva la voce aperta. Facciamo un applauso alle corde vocali che aveva dimenticato. Allora, cominciamo bene. Noi, grazie a te, ormai è tradizione, caro Paolo, tu sei anche in veste di ragioniere col panottoliere sotto banco, terrà i conti, però devi parlare al mio... Sì, adesso funziona bene. Perfetto. Quindi hai già dato un'occhiatina, avete visionato delle immagini, delle cose, avete anche già assegnato delle fasce per alcune categorie, però ovviamente manca la cosa più importante, l'edizione della Miss e del Mister 2010, quindi insomma un altro bel compito, no? Lo faremo sapere. Grazie, lo faremo sapere, molto male. Salutiamo Fabrizio Sommarufori che rappresenta Fabrizio Alba, il Novinaro Parrucchieri, benvenuto. Buonasera. In giuria hai curato il look delle ragazze, sì, e dei ragazzi, grazie, sì, grazie. Salutiamo Alessandra, benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti. Lei rappresenta Dixit, Tacabanda, c'è cioè questo grande evento, esatto, sabato prossimo. Vi aspettiamo tutti sabato 28 agosto in Piazza Fondi. Bene, bene, bene. Poi Salvo DJ, qui abbiamo un po' di colleghi da Radio Day, Radio Partner. Grazie Freddy, buonasera a tutti. Grazie. Marichina Rossi, Beauty Estetica Solare, buonasera. E la signorina che io... insomma, ho tirato in ballo prima, io Emilia. Sì, io rappresento tutte le ex miss di 20 anni fa. Va bene, Emilia, benvenuta, grazie, buon divertimento, grazie. Ma soprattutto, sapete, noi abbiamo una sedia vuota, e quella è un po', scusate, la sedia più importante, anche perché, come ogni giuria che si rispetti, noi abbiamo un presidente di giuria, lo abbiamo letto sui quotidiani, insomma se ne è parlato parecchio, anche perché Mister Racina si è regalata per questo 18esimo anno di attività, no? Come se fosse una fabbrichetta. Abbiamo il grande onore davvero di ospitare in qualità di presidente della giuria una persona che veramente nella stanza dei pulsanti a Cogogno Monzese è il direttore casting di tutte, ma proprio tutte, anche del digitale terrestre, di tutte le reti Mediaset, Enrico De Angelini, grazie! Benvenuto Enrico! Buonasera, buonasera. Ci vorrebbe una valletta, però contentati. Buonasera. Ci vorrebbe Belen. Allora, la piazza è bellissima. Abbiamo fatto prima un giretto nel centro storico di Terracina. Che ne pensi? Che sensazione hai anche da dietro le quinte? Allora, prima di tutto ti devo ringraziare. Sono io che perché mi hai dato l'occasione di riavvicinarmi un po' ai miei genitori che abitano non lontano da qui, ad Anzio. Bene. Conosco questo posto, non lo conoscevo così bene, ho girato per il centro storico di Terracina e sono rimasto piacevolmente impressionato. Bene. È bellissimo. Sono molto contento di essere qui. Presidente, si accomodi, grazie. Grazie. Grazie.